Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla saga della Bussola d'Oro. Abbiamo già parlato dei Daimon e dei rapporti che hanno con la persona a cui sono legati. E questa volta ci soffermeremo a parlare del Daimon di alcuni personaggi in particolare, cercando anche qualche eco mitologica nascosta dietro alla loro rappresentazione. Uno dei personaggi più intriganti e misteriosi è la signora Coulter, con il suo Daimon fatto a forma di scimmiotto dorato. Ebbene, il rapporto tra questi due personaggi è particolarmente interessante, perché quello scimmiotto dorato non è solamente l'unico Daimon di uno dei personaggi principali, di cui non conosciamo il nome, ma è anche l'unico che non parla con il suo umano. Marisa Coulter e il suo Daimon, sebbene spesso condividano i medesimi obiettivi e lo facciano con una ferocia talvolta agghiacciante, non si rivolgono mai la parola. E se pensiamo che in realtà lo scimmiotto non è altro che la manifestazione dell'anima di Marisa, questo è abbastanza grave perché rappresenta il fatto che Marisa Coulter non abbia alcun dialogo con la propria anima, abbia praticamente sbarrato le porte del proprio sé, della propria interiorità. E questo probabilmente accade perché quello che lei deve compiere non è qualcosa di buono, qualcosa con cui si possa venire a patti facilmente. E probabilmente qui subentra anche un certo disgusto che ha verso se stessa. Infatti, mentre lei cerca sempre di apparire come una donna raffinata, elegante, bellissima, cortese, il suo Daimon è l'esatto opposto, perché è cattivo, è aggressivo, non si fa alcuno scrupolo, strilla, si getta contro gli altri Daimon cercando di far loro del male, quindi mostra una faccia assolutamente ferina e aggressiva, che è proprio ciò che Marisa Coulter cerca di nascondere dietro alla sua elegante facciata. Lo scimmiotto dorato all'interno di questa saga è un nemico abbastanza temibile, non solo perché riesce in realtà a evocare attorno a sé tutta quest'aura abbastanza inquietante, con i suoi occhietti sempre vigili, le sue svelte manine pronte ad arraffare, ma anche per la sua astuzia, che lo rende un grande alleato per i piani crudeli di Marisa Coulter, seppur i due in realtà non si parlino mai. La scimmia è, all'interno dell'immaginario collettivo, sempre legata all'astuzia, alla furbizia, all'inganno, nonché alla natura umana in una sua forma più degradata. Se dopo tutto l'uomo discende dalla scimmia, allora la scimmia è un uomo in uno stadio più primitivo, quindi un uomo che non si è elevato e che quindi ha dentro di sé ancora i suoi istinti più primordiali e più pericolosi. E se ci spostiamo all'interno della mitologia, andiamo ad incontrare il più famoso scimmiotto del mondo, una creatura così temibile che persino gli stessi dei vennero messi in difficoltà di fronte ai suoi scherzi e ai suoi dispetti, una creatura irriverente, sempre pronta ad arraffare ciò che desidera e a prendersi gioco degli altri, e che riuscirà a essere tenuto sotto controllo solamente dal Buddha e da uno dei suoi avatar. Sto parlando di Sun Wukong, il re scimmia che ha anche ispirato tutta la storia di Dragon Ball, dove effettivamente, se ci pensiamo, anche Goku è un piccolo scimmiotto alla coda, vola su una nuvola, proprio come fa anche Sun Wukong, e ha a sua volta un bastone che si allunga e che si accorcia secondo la sua volontà, oltre ad avere una forza e un appetito davvero fuori dal comune, oltre a una tendenza ad essere piuttosto irriverente. Le avventure di Sun Wukong sono raccontate in uno dei più bei classici cinesi, ovvero Viaggio in Occidente, che racconta come il monaco Tripitaka dovette affidarsi a Sun Wukong e ad altre creature non proprio raccomandabilissime per recuperare le sacre scritture dall'India e portarle poi in Cina. È un viaggio molto divertente, ricco di roccambolesche avventure, durante il quale gran parte delle difficoltà vengono risolte proprio grazie all'astuzia, alla forza e al carattere decisamente estroverso dello scimmiotto. Quindi, se si cercava un antagonista che potesse essere molto furbo, molto pericoloso e che avesse attorno a sé tutta quest'aura di potere e di sotterfugio, direi che con la scimmia l'autore ha trovato proprio l'animale giusto. Un altro personaggio, che non è uno dei protagonisti, però diverrà una delle figure principali di questa saga, è Lee Scoresby, il pilota, l'aeronauta, l'avventuroso spaccone che aiuterà Lyra a raggiungere il nord. Anche Lee
come tutti gli altri personaggi nati nel mondo di Lyra, ha un daimon, e in questo caso si tratta di una lepre chiamata Esther, una lepre che spesso è la voce della sua coscienza, lo mette in guardia dai pericoli dove invece è lì, è solito gettarsi a capofitto ed è per lui un'inseparabile compagna. Ma verrebbe da chiedersi, perché un pilota, una persona che passa tutto il suo tempo nell'aria, una persona così avventurosa, curiosa, scaltra, come lì ha come daimon una lepre, quindi un animale terricolo. Ma questo pensiero si dissolve nel momento in cui ci rendiamo conto che la lepre è un altro di quegli animali che nell'immaginario un po' di tutto il mondo ha le caratteristiche del trickster, ovvero una di quelle figure astute, sempre pronte, dispettose e per cui non è mai troppo tardi per fare uno scherzo. All'interno della tradizione africana, per esempio, troviamo Sungura, una lepre sempre affamata che combinò un guaio dopo l'altro, arrivando persino a ingannare una leonessa e a mangiarsi tutti i suoi cuccioli, dando poi la colpa a dei babbuini che avevano osato prendersi gioco di lei. All'interno dei racconti africani, la lepre compare così tante volte che tutto un ciclo di storie legate a tutte le sue avventure arrivarono anche in America, dove furono pubblicate in un libro che venne poi anche riadattato da Walt Disney in quello che in italiano è chiamato La capanna dello zio Tom. Un film di animazione, diciamo a metà disegnato e a metà con attori veri, il cui titolo non c'entra proprio niente con l'originale, ma dove troviamo le storie di Fratel Coniglietto, che non è altro che il nostro Sungura, l'agile lepre, perché in Africa non ci sono conigli, ma solo lepri, assieme ai racconti di tanti altri animali che vennero ingannati dalla lepre o che l'aiutarono a compiere una delle sue bricconate. Anche nei racconti dei nativi americani, la lepre ha un posto d'onore, sempre un posto da trickster. Viene chiamata dalle varie tribù Manabozo, Michabo, Matigues. Insomma, il nome varia da tribù a tribù, ma la sostanza rimane la stessa. In una storia degli Algonchini, una tribù di nativi americani stanziata nel territorio subartico in Canada, si racconta di come Manabozo, che aveva l'aspetto di una lepre, volle persino provare a ingannare la morte pur di salvare il fratello Cibiabos, che invece aveva l'aspetto di un lupo, il quale era morto perché stava attraversando un lago ghiacciato, ma mentre lui ci correva sopra il ghiaccio si era rotto e quindi il povero Cibiabos era finito in acqua ed era congelato. Manabozo cercò di intercedere presso gli spiriti dei morti in modo da far tornare in vita Cibiabos, purtroppo non vi riuscì, ma la sua astuzia lo portò a non desistere e a cercare comunque di trovare un compromesso, finché alla fine Cibiabos, il lupo, non ottenne il ruolo di guardiano degli spiriti, quindi di custode dei defunti. Una figura di grande impatto se appunto pensiamo che si tratta di un maestoso lupo. Se ci pensiamo, è anche la fine di Gilgamesh e di altri eroi del mito, i quali, non potendo ottenere la vita eterna, ottennero quindi un ruolo di sovrani dell'oltretomba. Ma ci sono tante altre storie, come ad esempio quella di Matigues, che sfidò la lince a riuscire a prenderla, e questa era così sicura che sarebbe riuscita a prenderla che ci scommise la propria coda. Solo che alla fine Matigues si dimostrò molto più astuto e con le sue illusioni, con i suoi scherzi, riuscì a metterla fuori combattimento, perciò infine la lince dovette arrendersi e perdere la coda, ed è per questo che infatti là dietro ha solo un piccolo batuffolo peloso e non una lunga coda come quella degli altri felini. E visto sotto questa luce, possiamo dire che anche la lepre che accompagna Liz Crosby attraverso tutte le sue avventure per terra e soprattutto per aria, può rivelarsi una compagna assolutamente degna del grande pilota ed esploratore. Parliamo adesso invece di Will, un ragazzo che proviene dal nostro mondo e che per questo non ha un daimon in forma animale che gli sta attorno e che può vedere e con cui può parlare come fanno Lyra e tutti gli altri, ma che come noi sembra quindi avere un principio chiamato anima celato dentro di sé che può vagamente percepire ma con il quale non può interagire nel modo in cui Lyra per esempio interagisce con Pantalaimon. Tuttavia la strega serafina Peccala spiegherà che anche le persone come Will, quindi anche noi che proveniamo dal nostro mondo, abbiamo un daimon proprio come lo ha Lyra, solo che non siamo abituati a vederlo
e che, socchiudendo gli occhi, riuscendo a concentrarci in un modo particolare, potremmo riuscire a vederlo dopo un certo addestramento. E questo è ciò che riescono a fare gli sciamani anche all'interno del nostro mondo. Infatti, il padre di Will riuscì all'interno del mondo di Lyra a stringere un legame con il proprio Daemon, a vederlo proprio grazie agli insegnamenti di uno sciamano. Ed è grazie a un rito iniziatico di tipo sciamanico che viene raccontato compiano anche le streghe prima di diventare tali, se anche Will alla fine di tutto quanto riuscirà a vedere il suo Daemon. Si tratta di un rituale piuttosto crudo, un rituale che ha a che fare con una morte apparente, con un lasciarsi alle spalle il proprio Daemon, quindi con una netta separazione con la propria anima. Una cosa sicuramente difficile da fare, molto traumatica, ma che infine, se riuscirà a essere portata a termine, darà grandi poteri di tipo sciamanico. Quando infatti Will si ricongiungerà con il suo Daemon, riuscirà a vederlo. Lo troverà nella forma di un magnifico felino multicolore, il cui nome, e qui sarà la strega Serafina Pekkala a darglielo, è Kirjava, che in finlandese significa il multicolore. Quindi un animale molto affascinante, e sappiamo sin dall'inizio che Will ama particolarmente i gatti, maestoso e che ha appunto questo pelo dalle sfumature multicolore che rappresentano anche la gran quantità di avventure e di esperienze che Will ha dovuto affrontare prima di entrare in contatto con la parte reale di sé, scoprendo che era molto più di quel ragazzino timido un po' strano che era sempre stato all'interno del suo mondo. E visto che stiamo parlando di streghe, non possiamo non menzionare anche Kaisa, il Daemon di Serafina Pekkala. Kaisa, che in finlandese significa puro, aggettivo che ben si addice alla meravigliosa oca dal piumaggio candido. C'è chi non trova questo tipo di animale adeguato come Daemon di Serafina Pekkala e che preferisce l'adattamento che ne è stato fatto all'interno della serie, dove non è un'oca ma è un rapace. E questo può avere un senso nell'immaginario comune, tuttavia all'interno dello sciamanismo lappone finlandese le oche selvatiche ricoprono un ruolo decisamente importante che non può essere tralasciato. Infatti le oche selvatiche, che sono coloro che migrano, che seguono il corso del sole, sono la rappresentazione dell'anima dello sciamano bianco, quindi colui che si invola assieme agli spiriti verso i reami superni. Nella tradizione siberiana si dice ad esempio che ci siano 7 diversi cerchi, 7 mondi al di sopra del nostro, ciascuno dei quali viene custodito da degli spiriti in forma di uccello, e il mondo superiore, quello più importante di tutti, viene proprio custodito da delle oche selvatiche, poiché esse sono gli animali che riescono a volare più lontano di tutti, che riescono a orientarsi e a trovare sempre la strada, nonostante gli ostacoli, nonostante le grandissime distanze. E per questo sono il perfetto alleato dello sciamano, la guida più abile di tutte. Ma su questo ritorneremo in uno dei prossimi video che dedicheremo in modo speciale allo sciamanismo finlandese e lappone. Per oggi comunque mi fermo qui, spero di avervi raccontato qualcosa di interessante e vi invito, se vi va, di scoprire qualcosa sulle figure dei trickster a cui ho accennato, quindi a Sun Wukong, il re delle scimmie, protagonista di una delle più divertenti e irriverenti epiche cinesi, o se volete scoprire qualcosa in più sulla lepre all'interno della mitologia africana o dei nativi americani, vi lascio in descrizione i link legati ai libri in cui ne parlo. Detto questo, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento al nostro prossimo video. Grazie mille e a presto!